sabato scorso 24, noi abbiamo avuto una bozza terribile dalla mattina alla sera. Abbiamo fatto richiesta di elucidazione al sindaco, il sindaco ha chiesto a Leni e Leni risponde che no, per noi è tutto a posto. Allora qualche cosa c'è che non funziona. Se dobbiamo ascoltare solo quello che ci dice Leni, è un discorso, come dire, che è parziale, per il semplice motivo che questi qua, così come abbiamo voluto vedere con la televisione, non volevo fare, diciamo, un paragone, però il problema è che l'acqua, che è quello a cui noi abbiamo demandato, diciamo, la protezione della nostra salute, e fa un monitoraggio che non esiste proprio. Cioè noi abbiamo dimostrato, dati alla mano, e l'abbiamo detto pure in commissione, in terza commissione a maggio, dati alla mano che l'acqua fa tutta una serie di valutazioni che non esistono proprio. Cioè con i loro dati abbiamo dimostrato che l'idrocarburi non metà sono 5.000 volte superiori a quelli che dovrebbero essere. Allora noi non è che siamo contro il petrolio, siamo contro questo stato di fatto dove si chiede un sacrificio eccessivo ai cittadini e dove non c'è una volontà specifica dei cittadini di dire: vabbè, a me sta bene il petrolio. Allora dite a tutti i cittadini, il petrolio porta questo, questo e questo, come effetto collaterale porta questo, quest'altro e quest'altro, e i cittadini possono decidere tranquillamente se... Abbiamo 15 anni di esperienza, Aspetta, poi c'è tutto il discorso che la rende delle compensazioni, con le compensazioni e soprattutto con il lavoro. Le accise più alte di tanto. Appunto, le compensazioni e la questione del lavoro. Perché noi avvicinamo, la dico diciamo per dire diciamo solo una piccola parte, Non era previsto. Nel 1998 è stato fatto un accordo, sbagliato, ognuno di voi può avere un'opinione, i poteri democratici della Repubblica decisero in quella circostanza di fare un accordo che prevedeva un numero X di pozzi e di estrazioni in compenso X investimenti, le cose che furono fatte addirittura dei contratti davanti al notaio tra l'ENI e la Regione. Per decidere le cose da fare. Bene, i pozzi che sono stati decisi nel 1998, poi si può dubitare di tutto. Se avete una prova contraria, fatemelo sapere, andiamo insieme a denunciare. Si può dubitare di tutto. I pozzi previsti nel 1998 da quegli accordi sono passati 13 anni, nonostante sembra che le compagnie si possano mangiare il mondo, sono così potenti. Non si sono ad oggi ancora realizzati, nonostante contratti davanti al notario. Se volessimo stare, diciamo, alla vita normale, noi siamo, regioni, contraenti omissivi, perché non abbiamo mantenuto i contratti, gli accordi che sono stati sottoscritti. Per quanto mi riguarda, non c'è possibilità alcuna, fino a che sono vivo io, dicevano, che si possono fare nuovi pozzi rispetto al 1992. Noi abbiamo fatto una domanda allo Stato con il memorandum. La domanda, dite, è stata la seguente: non un aumento nel raddoppio di produzione di queste cose che si dicono in giro, che non sono la verità, poi possono essere pure cose che si dicono, ma non sono la verità. Il memorandum dice al governo: se voi volete aumentare di tanto, diciamo, la produzione, ci dovete dire che cosa ci date veramente. E una volta che ci avete detto cosa ci date veramente, io, presidente della regione, ho detto dove mi trovo proprio le ragazze, chiederei alla popolazione, ai sindaci, all'associazione: questo vogliono fare, questo ci vogliono dare, che ne pensate? Poi, ogni giorno trivello una base di carne, sono fessino, può darsi pure che avete scoperto che il petrolio fa bene, e speriamo che qualcuno di voi venga, diciamo, anche premiato del premio.
Questa è un'altra parte, e spero che non di discutere in un'altra circostanza, perché ci vuole un po' di più tempo. Ma i pozzi che sono stati autorizzati nel 1998, voi dovete sapere, almeno perché siete amanti della verità, non tutti i politici sono sempre amanti, diciamo, della bugia. Io vorrei essere amante fin dove posso della verità. Quelle del 98 non sono state ancora oggi realizzate. E per poterne fare altri extra 98, superiori, lo dobbiamo decidere insieme se dicono sì e a certe condizioni. Però quelle del 98 le hanno fatte? Non tutti. Nemmeno, questa è la storia. Signor Presidente, ma non vi sembra che il 7% della compensazione ambientale sia la miseria? Attenzione, è il 4%, non è il 7%. Voi penso che sapete, abbiamo fatto. Prima della scoperta del petrolio in Basilicata non esisteva in Italia nella legge dello Stato nemmeno il 7%. I cittadini di Cipro, i cittadini di Ravenna. No, perché c'era quella del 57, permetteva l'aliquota per le regioni in cassa per il mezzogiorno. No, poi nel 67 viene eliminata. No, fermati un attimo, tu conosci l'amministrazione, ti prego di approfondire questo elemento tecnico. No, c'era per le regioni non ha mai versato manco una lira ai territori. Scusi, perché bastava che dimostrasse che reinvestì. No, dal 67, Vito, dal 67. No, è vero, dal 67 in poi però. Dal 67 in poi. 57, 67. Dalla morte no. Di Matteo. Comunque, diceva, io vi ho detto che quello che è stato deciso nel 98, dove stavate voi nel 98, io stavo già alla regione e sono uno di quelli che ha deciso, però nel 98 tutto il mondo, non mi sembrava che c'era tanto, deciso di fare dei contratti, prevedevano 47 pozzi in quei contratti, per arrivare a 104.000 pariggio i contratti che lei doveva produrre 104.000 di cosa? Lo Stato. Presidente. No, lo Stato. L'unico è un ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidente. Poi tu puoi avere, se tu hai il sospetto. Non lo devo avere io, Presidente. Ma dovete averlo voi, non io. Io sono nato in Val d'Agri e vorrei tornare a vivere prima o poi al mio paese. Mi sento come voi, e per chi conosce la mia vita personale sa che ogni volta che posso mi scappa. Quindi sono innamorato perdutamente della Valdagri, come anzi sono pure geloso di che siete. Ma scusi noi, perché mi chiamano Presidente, vuoi fare l'acqua che se non vuoi applicare a lei? Cioè che rispondesse a questa domanda. Allora diciamo, non puoi capire questo amore se non siete davanti. Io sono innamorato per lui. Quando voi dite che certifica, noi siamo purtroppo, siamo in uno stato di diritto. C'è un ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico che si chiama UNIC che fa tutta una procedura per certificare quando si estrae. Se ognuno di voi pensa che lì ci sono dei mafiosi malfattori, dovete fare i passi per denunciare. Io mi fido fino a prova contraria dello Stato. Lo Stato oggi mi dice che ancora oggi, dopo 13 anni, si estrae con 13. Prego, e se non vi fidate non è. Non ci fidiamo, ragazzi. Io potrei fare ammazzo. Se voi non vi fidate dello Stato, dovete fare la guerra armata. Signor Presidente, lo sa che viene usata acqua potabile per uso industriale? Signor Presidente, io non voglio fare un convegno che era imprevisto. Mi ha fatto la domanda più importante su quando sulla produzione. Nel 98 è stata decisa una cosa, ad oggi non si è ancora manco realizzata. Non si può fare nessun altro pozzo se non dicono a un certo punto al memorandum questo noi vi vogliamo dare. Io ho preso impegno con tutti i sindaci della Basilicata che quando ci diranno che questo ci vogliono dare in cambio, io non voglio più decidere da solo. Vengo nelle piazze e vi dico questo e questo. Io penso che più che raddoppio di centrale si tratta di un investimento per migliorare il termine tecnologico. Io voglio sapere da chilometri, io voglio sapere da chilometri. Silenzio. Sono domande che mi ha fatto il dottor Mele, volete che vi vengano a spiegare i tecnici della regione
quelle che possono essere credute. Ma non credo quelli dell'acqua. Quando volete. Quelli dell'acqua. Venice, gli stessi tecnici. Non ci vedo Presidente. Non ci vedo Presidente. Non ci vedo Presidente. Non ci vedo Presidente.